Il focus interessante della mostra è poter guardare le persone che arrivano, i migranti, non appunto solo esclusivamente come un'emergenza e basta, ma guardarli negli occhi, incontrare uomini, donne e bambini che sono disposti a rischiare la propria vita per sfuggire da situazioni sociali di guerra in cui sono immersi per cercare un futuro migliore. Vuol far riflettere anche in modo provocatorio la cittadinanza e smuovere così l'opinione pubblica su un tema più che mai attuale e dibattuto, i migranti. È arrivata infatti anche ad Arezzo l'esposizione Itinerante Migranti, la sfida dell'incontro, realizzata in occasione della manifestazione Meeting per l'amicizia fra i popoli. Noi crediamo che guardandoli negli occhi, incontrandoli, cercando di capire chi sono ed entrando in rapporto con loro, questo può essere utile sia per loro per un'integrazione reale nel nostro territorio e per noi perché ci dà un arricchimento conoscendo qualcosa di diverso da noi che non conosciamo. Sono testimonianze che vengono da tutta Italia, in particolare molto nel nord Italia, dove c'è una grossa diffusione anche di accoglienza, non solo delle istituzioni ma anche di cooperative, associazioni, per cui la seconda parte della mostra è proprio il racconto di queste testimonianze, insegnanti, imprenditori che si sono coinvolti nell'accoglienza o in famiglia o in delle strutture apposite per i richiedenti asilo, che raccontano di che cosa è cambiato in loro, in chi accoglie e in chi è accolto grazie a questo tipo di rapporto. La mostra organizzata dal Centro Culturale di Arezzo è stata allestita presso il Teatro della Casa delle Culture e sarà visitabile sino al 10 giugno. Hanno collaborato all'installazione dell'esposizione Comerz, Caritas ed infine l'associazione Centofiori. Centofiori è un raggruppamento temporaneo di imprese dove molte organizzazioni importanti del terzo settore della nostra provincia sono riconosciute in un progetto di accoglienza per migranti. In un primo momento c'è diffidenza, c'è un sentimento di paura, poi con un lavoro attento di partecipazione, di parola con i residenti dei posti dove vengono creati questi appartamenti di accoglienza in un modello molto diffuso e con numeri molto piccoli, alla fine comunque riusciamo a trovare la quadratura del cerchio. Riusciamo a farli lavorare? Non possono lavorare, possono fare progetti di volontariato. Abbiamo un migrante ad esempio che fa attività di parrucchiere all'interno di un RSA a Montevarchi, abbiamo un migrante che si occupa a Poppi della cura del cimitero cristiano, nel senso, quindi là e là, qua e là abbiamo creato delle piccole perle che piano piano stiamo assimilando e credo possano crescere.